Salve cari amici, tutto ubico, Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di una nuova collana, la Humor Collection, Disney Humor Collection, con questo primo numero dedicato a Paper Novela. Il sottotitolo, se vogliamo, di Disney Humor Collection è Le più belle storie di Silvia Zicche. Se vi ricordate, qualche mese fa era stato annunciato su Anteprima e anche al Napoli Comic Con l'uscita di questa collana con un certo titolo che doveva essere Topo Colossal. Le cose sono cambiate, resta il fatto che per i preordini c'era in omaggio per i preordini in fumetteria la firma di Silvia Zicche, ed effettivamente la firma di Silvia Zicche c'è. Dopo la sigla vi dico che cosa ne penso di questo albo, della cura che ha questo cartonato da 200 pagine al prezzo di 14,90€. Sigla. Partiamo analizzando un po' i suoi contenuti. Inizialmente c'è, come in tutti i vari di tutte quante le testate, un editoriale introduttivo da parte di Alex Bertani, il quale ci anticipa che a curare la testata sarà Davide Del Gusto e che in parallelo a questa uscirà bimestralmente una collana ancora senza nome dedicata al personaggio di Casti. Dopodiché c'è un sommario che probabilmente qui è molto molto corto, anche perché c'è una maxi storia che occupa quasi tutto quanto il volume, ma c'è un piccolo errore, lo segnalo giusto per, c'è un piccolo refuso, un errorino, viene segnato che a pagina 8 c'è un'introduzione, a pagina 7 c'è la storia Paper Novela, ma a pagina 7 c'è l'indice, il sommario, come si può evincere proprio guardando la pagina di sommario. La storia inizia a pagina 9. Cambia poco, però giusto per fare il pignolo lo segnalo. Dopodiché c'è una breve presentazione di quest'opera da parte per l'appunto di Davide Del Gusto e poi comincia The Paperone e il mistero del papero del mistero, che è il vero titolo della Paper Novela. Che cos'è Paper Novela? Che cosa è stata Paper Novela? Una maxi saga in 24 puntate, per lo più brevi, perché tolto il primo e l'ultimo episodio, gli altri sono tutti episodi da 6 pagine, dove Silvia Zicche, col suo fare comico e umoristico, voleva parlare, analizzare un po' gli usi e costumi, se vogliamo, anche degli italiani di fronte alla TV, in questo caso parodizzando generalmente una telenovela, dove un ricco magnate propone una sfida a tutti quanti i suoi, diciamo, parenti, in questo caso specifico, risolvere un enigma basato su 7 oggetti misteriosi, in particolare un bottone, un rotolo di spago, uno specchietto, un mozzicone di matita, un decino, un pezzetto di sapone e un chiodo. E da lì cominceranno tutta una serie di vicissitudini più o meno elaborate, più o meno comiche. C'è modo di spaziare letteralmente dalle pubblicità più assurde, la presentazione di una famiglia tipo di Paperopoli. Vedremo tante piccole vicende davvero comiche ad un livello veramente, veramente molto molto alto, a partire da personaggi famosi che preferiscono demandare tutto per guardare il papero del mistero, che è una telenovela ma è in diretta, e oltre al cast dei parenti si allargherà ben presto anche ad altri personaggi, Bassotti, Rocker Duck, avremo il nostro Gastone che diventerà una sorta di Zorro che ruba i ricchi per dare ai poveri. Insomma, abbiamo tantissime vicende, tantissime, è veramente un'opera molto molto ricca. Segnalo che il sesto episodio, per qualche motivo a me non noto, risulta un pochettino scansionato male, probabilmente si sono persi gli impianti originali e il risultato è di avere delle pagine un pochettino più impastate. In realtà anche in questo formato più grande del Topolino normale si nota, ma non dà troppo fastidio, quindi tutto sommato però era giusto segnalarvelo che c'è questo problema, che non è un problema di questo volume, credo che sia proprio un problema degli impianti, mentre il resto è decisamente meno impastato e decisamente più pulito e preciso. E niente, la storia è
come dicevo, una lunghissima parodia, modo per parlare degli usi e costumi degli italiani e dei, in realtà dei paperolesi in questo caso specifico, il tutto con un tono ilare e scherzoso, e vi posso garantire che era veramente da tanto tempo che non mi facevo delle sane, belle risate come rileggendo la papernovela, rileggendola in treno. Infatti ho proprio avuto modo e gusto di rileggerla, di rigodermi ogni singola battuta, rigodermi ogni singolo sketch, riderci sopra come non facevo da veramente tantissimo tempo. E quasi ogni pagina mi ha lasciato una sensazione divertente. C'è anche molta cultura pop, in particolare verso la fine c'è un esplicito riferimento ad uno specifico film molto interessante, a pagina 160 di questa nuova edizione, molto molto piacevole. E oltretutto, nonostante fosse un'opera che avevo riletto qualche anno fa, molti passaggi non me li ricordavo, perché veramente c'è uno sacco di roba dietro questa storia. Molto divertente, ve la straconsiglio. Cioè, non c'è molto da dire della storia, perché voglio che vi godiate le battute, voglio che vi godiate il divertimento e l'ilarità. Se vi piacciono i paperi e volete ridere, Papernovela è una storia che fa assolutamente al caso vostro. E in questa edizione ci troviamo anche degli extra interessanti. Dopo la storia, infatti, è presente un grande umorismo in uno sproposito di puntate. Un editoriale da parte, per l'appunto, del curatore della testata, Davide Del Gusto, che inizia parlandoci un po' di chi era Silvia Zicche nel periodo storico in cui è uscita questa storia, e sinceramente, per quanto ci siano le date e tutto, ho trovato un po' articolato, strano, questo editoriale iniziale, questa primissima parte, perché ci fa un po' di salti temporali avanti e indietro, si capisce tutto, però si poteva magari fare qualcosa di un filino più lineare e veniva un pochettino meglio, però è giusto il trovare il pelo nell'uovo. Per il resto abbiamo una bella analisi del quando nelle storie Disney, prima di Silvia Zicche, si è fatto riferimento alla TV, al mondo della televisione, che ruolo aveva la televisione in quelle determinate storie. Abbiamo poi una bella analisi delle tematiche trattate all'interno di Papernovela. Alcune sono più che evidenti, più che palesi, altre sono un filino più nascoste, ma per l'appunto in questo editoriale c'è modo proprio di vedere tutte queste cose, di riflettere su quanta ricchezza ci sia all'interno di una storia che banalmente sembra una storia comica un po' fine a se stessa, e invece c'è tanta ricercatezza, tante tematiche e tante piccole cosine da analizzare. E poi presente una intervista proprio a Silvia Zicche, un'intervista di 4 pagine dove le si chiedono principalmente quali sono stati gli spunti di riferimento, come si è arrivata a creare questa storia, e vengono fuori anche qui piccoli dietro le quinte piuttosto interessanti. E infine una parte che personalmente trovo un po' tecnica e per mio gusto non particolarmente interessante, ma mi fa piacere che ci sia una storia della storia ragionata, dove ci viene detto dove è stata ristampata e in che modalità, in una qualche maniera. Quindi una cronologia delle ristampe della storia ragionata non solo per l'Italia ma anche per l'estero. Risulta quindi interessante per certi determinati filologi, in una maniera un pochettino più ricca, un pochettino più ricercata di quanto non sia andare a ricercare sull'index e vedere quali sono le ristampe della storia, e con in più per l'appunto anche un po' di ricercatezza sull'estero. L'ho trovata, ripeto, una cosa un pochettino tecnica e non particolarmente di mio interesse fondamentalmente, ma mi fa piacere che ci sia, perché vuol dire andare a creare un albo che ragiona anche sull'importanza delle storie messe all'interno della collana, che va anche a mostrarti qual è la ricchezza dietro a queste storie. Questa, che in particolare non è neanche facilissima da ristampare, perché occupa veramente un 180 pagine, dovrebbero essere 180 pagine tutta quanta la vicenda, quindi non è neanche così banale riproporla e ristamparla.
Il volume quindi mi sento assolutamente di consigliarlo come opera, diciamo volume definitivo per la papernovela. Poi per carità è sempre possibile andare a ricercare tematiche, è sempre possibile darlo in mano ad altri critici che possano tirarci fuori qualcosa di lievemente differente, ma grande formato, cartonato, carta lucida, approfondimenti molto ricchi e molto variegati, nonostante a curare la testata sia solo una persona, c'è comunque una ampiezza, una ricercatezza che rende quest'albo davvero davvero completo e a mio parere estremamente consigliato e consigliabile. In generale questa collana si presenta quindi piuttosto bene e questo primo numero che fa da apripista risulta molto interessante. Peccato che per il momento sia saltato Topo Colossal, che era la storia che doveva essere presentata all'interno del numero. È anche vero che Topo Colossal, principalmente per la famiglia paperolese che viene introdotta qui, Papernovela è il prequel, se vogliamo, in una qualche maniera, di Topo Colossal, ma ci sono delle voci di corridoio che ho sentito in giro, che se ne parla fondamentalmente, che vedono come poco probabile la realizzazione di Topo Colossal, principalmente perché, essendo una forte parodia di Star Wars, Disney America non sia molto contenta di veder parodizzato un suo prodotto, in questo caso Star Wars. È un po' molto folle se le cose stessero effettivamente così. Ok, prendo atto della cosa. Non mi dispiacerebbe vedere Topo Colossal pubblicato all'interno di questa collana, fosse anche, detta proprio male male, non pubblicizzata per non far sapere che la storia la stanno pubblicando, per quanto comunque i sommari li dovranno mandare alla Disney America, quindi se ne accorgerebbero, però se fosse possibile appuntate nei prossimi volumi non mi dispiacerebbe. Certo, vorrebbe dire magari non avere editoriali correlati e quant'altro, quindi perdere anche un po' molto il senso della testata. Però augurandoci che la situazione possa rientrare in una qualche maniera, è anche vero che se era stato annunciato poi è stato disdetto all'ultimo, mi viene da pensare che qualcosa sotto sia successo, qualche accordo che c'era che poi è venuto a saltare all'ultimo momento, e quindi le cose potrebbero essere un po' più complicate di così. Quindi non dico di metterci il cuore e l'animo in pace per quel che riguarda una possibile edizione in questa collana del Topo Colossal, però comincio a temere che dovremmo metterci un po' il cuore in pace. Poi se esce sono la persona più felice del mondo, perché ho sempre amato e apprezzato Silvia Zicche più sui topi che sui paperi, e Topo Colossal è una delle mie storie Disney comiche preferite di tutti quanti i tempi, quindi mi piacerebbe davvero tanto averla, soprattutto con una cura editoriale come questa qui. Sicuramente vedremo storie lunghe come il grande Splash, che non dovrebbe avere grossi problemi tutto sommato, e presumo che, a meno che non ci si metta l'Italia contro Paperina di Rivondosa e tante altre storie lunghe che potrebbero occupare tranquillamente più di un'annata di pubblicazioni, visto che la testata, non ve l'ho detto, è quadrimestrale, si alternerà bimestralmente ad un'altra collana, quella dedicata a Casti per l'appunto, ma la testata di per sé è quadrimestrale, quindi il prossimo numero dovrebbe uscire in quel di novembre. E in questo caso specifico, forse perché è saltato il piano che doveva esserci, quindi hanno anticipato Papernovela, qui non è segnato quale sarà il prossimo numero. Io mi aspetto che nei prossimi numeri ci sia l'informazione di quale sarà il numero successivo, o almeno questo è quello che mi auguro. E questo è, credo, davvero tutto quello che avevo da dire per oggi per il volume dedicato a Papernovela. Spero che il video vi sia piaciuto, che possa essere stato di vostro interesse per capire se l'albo può fare al caso vostro o meno. Come vi dicevo, personalmente ve lo consiglio, poi se non vi piacciono le storie comiche, non vi piace il tratto di Silvia Zicche, reputate 15 euro una spesa importante, giustamente non acquistate il volume. Se però ci sono questi elementi che
vi possono stuzzicare, il prezzo non lo reputate eccessivamente alto, ed effettivamente per il volume che ci troviamo davanti, ripeto, cartonatino, messo bene, ben curato, 200 pagine, quindi anche una foliazione abbastanza importante, il prezzo non è troppo fuori dal mondo per il mondo attuale che stiamo vivendo a livello fumettistico. Purtroppo, perché ripeto, c'è stato un periodo in cui 200 pagine venivano una decina d'euro. Erano bei tempi quelli. Detto questo, vi aspetto nello spazio commenti per sentire la vostra e ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!